senza microfono? Vabbè, non ho fatto nulla di straordinario, avevo più che altro dei miei amici, sono arrabbiatissimi con me perché stasera avevo la cena con gli amici e non li vedo da mesi. Avevano prenotato un ristorante a Garbatella e li ho fatti spostare e li ho costretti a prenotare a Palombara Sabina. Quindi nulla di che, mi ha fatto piacere perché eravamo proprio qui sotto in questa piazza i giorni in cui hanno, ahimè, arrestato l'ennesimo sindaco. Tra l'altro c'era una luce accesa, evidentemente non l'aveva lasciata accesa lui perché appunto era stato arrestato. Queste sono delle cose ormai quotidiane. Io vi posso dare semplicemente un suggerimento anche portando l'esempio che è stato consiglieri regionali, cioè qui in mezzo siamo tutti cittadini, consiglieri regionali, loro stanno combattendo contro Zingaretti e il malaffare in regione in maniera incredibile, consiglieri qui a Guidonia, parlamentari europei come Fabio Massimo, vedete com'è il 5 Stelle, davvero una famiglia, è un passaggio di testimone, oggi ci siamo noi a portare avanti le battaglie nelle istituzioni e poi entrerà qualcuno di voi. Vi dicevo, in Sicilia qualcuno oggi forse l'ha letto, è stata inaugurata una strada, perché veramente il Movimento 5 Stelle sta... sta facendo strada in tutti i sensi. Ci abbiamo messo 320.000 euro tagliandoci i nostri stipendi parlamentari siciliani e siamo riusciti in 37 giorni a concludere una strada che praticamente ha girato un blocco, era caduto l'ennesimo pilone tra la Catania e Palermo in Sicilia, frazionando in due l'isola, e abbiamo permesso con questa costruzione la strada, penso che sia il primo esempio di un'infrastruttura, anche se piccola, costruita grazie al taglio dei soldi degli stipendi dei parlamentari. Ecco, pensate a quel che accadrebbe se fossimo al governo, no? Li obbligheremmo con una semplice leggina, io quello non vedo loro, una leggina in Parlamento, se dovessimo avere la maggioranza che gli dimezza gli stipendi a tutti quanti in 10 minuti con una leggina, sarebbe una soddisfazione vedere che guadagnano oggi un tot e il giorno dopo la metà in maniera incredibile, e questi soldi noi li stiamo facendo fruttare attraverso queste opere e attraverso un fondo di microcredito per le piccole e medie imprese. Io suggerisco anche al gruppo di Guidonia di fare in piccolo la stessa cosa, ovvero di organizzare delle manifestazioni carine di raccolta fondi. L'enorme differenza tra 5 Stelle e i partiti è che i partiti ormai si finanziano con grandissimi donatori che sono pochissimi e che regalano, anzi non regalano, danno in cambio di qualcosa di finanziamenti incredibili. Faccio sempre un esempio: nel 2006 Riva, quello dell'Ilva che poi è morto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, diede 240.000 euro a Berlusconi e 98.000 euro a Bersani, finanziamenti regolari. Fatto sta, l'idea di quell'ingegnere era: chi vince vince, l'essenziale che poi chi vince si ricorda dei quattrini che gli ho dato, e non è un caso che negli ultimi anni siano stati fatti 7 decreti salva Ilva e nessuno salva cittadini di Taranto, perché a Taranto ancora, come qui nel Lazio, si muore di tumore. È esclusivamente di finanziamento. Se c'è un unico soggetto che si finanzia con un quantitativo abnorme di denaro, poi ti tiene, diciamo, per le palle, scusate il termine, e ti costringe ad approvare quei provvedimenti che convengono a lui che ha dato i soldi. Nel momento in cui non riusciamo ad ottenere finanziamenti, oltretutto noi facciamo campagna elettorale davvero con poco, io sono entrato in Parlamento spendendo 144 euro di campagna elettorale, e c'è qualcuno che mi dice in Parlamento che sono stato eccessivamente, tra l'altro, spendaccione, ci sono persone che hanno speso di meno. Noi costiamo poco, ma se riusciamo ad ottenere da tanti cittadini un euro, due euro a testa, avremo un unico padrone, no? Unico lobbista, cioè il popolo italiano che ci fa pressione per ottenere delle norme, dei provvedimenti utili per tutti quanti e non soltanto per l'ingegner Riva di turno o per il Buzzi di turno, perché se ci fate caso sapete che Buzzi ha finanziato tutti i partiti, addirittura il Partito Democratico pagava gli stipendi dei dirigenti dei varie sezioni, neanche uomini politici, dirigenti del PD. Il PD ha bisogno di così tanti soldi perché, a differenza nostra, ha delle sedi che deve pagare, dei dirigenti, dei funzionari di partito, lo sapete, guardate come noi ci riuniamo, addirittura senza banchetti, senza me, un disastro proprio qui a Guidonia, piazza in questo modo. Sono molto calentari, sono le vere agorà. Queste sono le più belle agorà.
quindi il suggerimento è campagna elettorale permanente, organizzazione di questi eventi. Noi in campagna abbiamo fatto, io Di Maio con tanti altri camerieri, portavamo delle pizze, 10 euro a testa, pizza, birra, 6 euro andavano alla pizzeria, 4 euro alla campagna elettorale. Noi questi 4 euro dobbiamo essere ancora più bravi, Sebastiano, abbiamo 2 euro magari ce li teniamo per fare nostre attività, i volantini, gli altri 2 euro li mettiamo in un fondo e ci compriamo un defibrillatore, oppure ci compriamo la carta igienica per le scuole di Guidonia, perché sicuramente i genitori saranno costretti a dare la carta igienica ai loro figli. Noi dobbiamo... Per vincere a Guidonia come Roma, io poi mi dedicherò molto alla campagna elettorale a Roma, anche se, lo ribadisco, io non mi candiderò mai sindaco di Roma, cioè fino a che non finirò la legislatura, che finirà nel 2018, l'idea è proprio quella di riuscire a fare, come si è fatto oggi in Sicilia, delle azioni prima di governare. Perché guardate che il cittadino si sta facendo Stato, dove lo Stato non compie, compie il cittadino. In questo caso in Sicilia i parlamentari siciliani appunto che hanno realizzato una strada, perché altrimenti si restava bloccati. Qui non c'è carta igienica nelle strade a Guidonia, perfetto, ci inventiamo qualcosa, veniamo noi, vi diamo sostegno, ci inventiamo un'attività per stare insieme, per bere una birra insieme, ma possiamo fare mille cose. Possiamo ripulire un giorno noi questa cittadina e riuscire a trovare qualcuno che ci compra le lattine che raccogliamo tutti quanti assieme. Se tutti noi ci mettiamo a lavorare un pomeriggio di lavoro volontario e gratuito per tutti noi, e ripuliamo questa città, gli andiamo a portare, gli volevo dire, gli andiamo a portare al sindaco, si può, a casa, gli andiamo a portare oltre a qualche arancia, la mondezza che abbiamo raccolto, e chissà che non troviamo qualche piccolo imprenditore che non possa comprare della latta che noi possiamo raccogliere. Vi sto lanciando degli esempi, fateli voi, però così facendo noi possiamo vincere le elezioni realizzando già delle azioni in campagna elettorale, quello che non è mai stato fatto, per non dire al cittadino: se ci voterai noi faremo, ma noi già stiamo facendo, se ti va ci voterai. Questo è un po' il cambio radicale di quel che, insomma, questo è il messaggio dei 5 Stelle, ci davano per morti e oggi Renzi non vuole andare al voto a Roma perché sa che potremmo vincere noi, e guardate, ve lo confermo, lo dicono tutti i parlamentari del Partito Democratico, ci davano per morti dovunque e c'è davvero la possibilità per la regione Sicilia di diventare la prima regione a 5 Stelle, siamo in crescita e in questi 2 anni penso che abbiamo dimostrato tutti, da Bruxelles al Consiglio Comunale di Guidonia, se si sono venute a sapere alcune questioni è proprio grazie ai consiglieri comunali, ai vostri portavoce qui a Guidonia. Al prefetto qualche mese fa, e non dimenticherò mai la passione che ci hanno messo al prefetto, l'ex prefetto di Roma Pecoraro, dicono: guardi per prefetto che c'è questa schifezza, c'è quest'altra porcata, e alla fine avevano ragione loro. Guardate come c'è il percorso di crescita, è quello che si vede in questa piazza. 20 giorni fa su quella scalinata eravamo in 20, oggi siamo 5-6 volte tanti. Mi auguro che l'11 settembre, quando saremo qui a fare una bella manifestazione grande, ci sarò io, ci sarà il presidente Di Maio, ci sarà chiunque vorrà, qui parlamentari europei, David, l'avvocato Perilli, siamo davvero una famiglia, tutti quanti, ci sarà, riusciremo a riempire questa piazza per dare un segnale importante, perché anche Guidonia può diventare un comune a 5 stelle, credetemi, non ci vuole così, certamente la politica non è semplice, però non ci vuole Einstein a capire che prima di investire, non lo so, e buttare quattrini in cemento che non serve, perché anche qua ci saranno palazzine sfitte o appartamenti sfitti, bisogna bonificare delle aree perché si muore di tumore a Guidonia come in tante altre aree del Lazio, non ci vuole Einstein a capire questo. Io vi saluto perché aspettano a Palombara Sabina, non me ne vogliate, qua c'è tra l'altro Fabio Massi che può raccontare quello che succede in Europa, perché non avete capito come siamo apprezzati noi al Parlamento Europeo, perché lavoriamo, otteniamo risultati, noi ora stiamo anche andando in TV, però non stiamo sempre in TV perché stiamo a lavorare, a studiare i decreti fino all'ultima riga, come se fosse quei contratti che vengono stipulati per prendere un aspirapolvere, che uno legge, ah, lo puoi comprare tranquillo, poi lo puoi dare indietro. Non è così, perché sappiamo che in quei contrattini nell'ultima riga c'è la fregatura, no? Se lo dai indietro devi pagare 3.000 euro. Così sono i decreti legge o le leggi renziane. Hanno un bel titolo, anticorruzione. È bellissimo, poi vedi, la corruzione non la sconfiggono minimamente, anzi il falso in bilancio berlusconiano era meno grave di quello renziano, lo vedete com'è. C'era un'indignazione all'epoca di Berlusconi, ve lo dice uno che io giravo con la maglietta, io non ho votato Berlusconi in 10 lingue
lingue differenti per dimostrare che viaggiavo e lavoravo all'estero, mi vergognavo io ad avere un presidente come Berlusconi. Oggi sto notando che questo presidente sta facendo delle porcate peggiori, ma essendo tra virgolette de sinistra, con Mediaset che Berlusconi gliela dà a favore, tutti i giornali, Repubblica, Ezio Mauro, Scalfari, sembra no, che faccia delle cosettine. Poi oggi scopriamo che la disoccupazione giovanile è la più alta dal 77, e il ministro del lavoro dice no, è molto alta, però è proprio il classico segnale della ripresa. Ha detto questo, l'ha detto, è un barlume. No, dicono delle cose incredibili. Una volta l'ex capogruppo del PD Speranza, uno con cui ebbi delle discussioni, disse non possiamo, per difendere la democrazia non possiamo andare al voto, che se ci pensate è una frase incredibile, detta appunto perché si aveva paura. Sì, ma io vi vorrei raccontare mille aneddoti. Mi piacerebbe che un giorno ognuno di voi si trasformasse in un uccellino e svolazzasse per la Camera dei Deputati 24 ore e vedesse quel che vedo io ogni giorno. Da un lato ci sarebbe da piangere, proprio da arrabbiarsi, da prendere il malox, da un altro da ridere, ma crepa pelle. Non vi immaginate quello che è il livello culturale di queste persone, questi soggetti che vivono in un mondo diverso dal nostro, mai immaginerebbero di fare un comizio così in strada. Io una volta andai da Cooperlo, no? Questa là, tra straordinario, poi questo soggetto è la parte, dicono, buona del PD. Ricordatevi che non c'è una parte buona o cattiva. Se questi fanno il giochetto del poliziotto buono e il poliziotto cattivo dei film americani, ma se sei nel PD, sei parte del PD, sei parte di un sistema che oggi ormai è incancrenito. E addirittura secondo me sono peggiore questa falsa minoranza, perché fa credere ancora alla gente di sinistra che c'è una parte di PD buona, no? Dice no, io voto il PD però non sono renziano. Ma l'idea è questo, insomma, di che stiamo parlando? Sentivo che rispetto all'hanno salvato l'altro giorno, avete letto il senatore Azzollini, l'hanno salvato non per giochi di potere, semplicemente perché questo gli ha detto: io sono 12 anni che comando la commissione bilancio, se mi fate arrestare inizio a parlare, e sono affari vostri, perché io le conosco le porcate che avete fatto voi nella mia commissione che ho presieduto per 12 anni, per cui per non farlo, per non finire altri in galera, l'hanno dovuto salvare. Questo è il meccanismo. E Cooper lo ha detto: ci siamo fatti male con quel voto. Cioè non è che loro pensano che hanno fatto del male al popolo italiano, ai cittadini, no, si sono fatti male elettoralmente. Ecco, una volta io andai a Cooperlo dopo lo scandalo delle tessere false del PD, che tesseravano chiunque, cinesi, no? E gli feci una battuta e gli dissi: Cooperlo, ma avete tesserato pure mio nonno che è morto nell'86. E Cooperlo mi rispose: veramente? Perché era plausibile che il PD tesserasse le morti. È così, vivono in un mondo totalmente differente. Ci potete credere, non credere, noi siamo 2 anni che siamo lì dentro, e ripeto, Massimo vi racconterà quel che succede a Bruxelles, il livello è differente, è più alto a Bruxelles rispetto al Parlamento della Repubblica. È questa la Repubblica. Il sistema è un po' lo stesso. Io vi saluto, vi dico di non mollare, ci vediamo qui l'11 settembre, non ci facciamo selfie contro selfie, me ne devo andare, i selfie sono renziani. Siamo cittadini tra cittadini, gli stonzi verranno a suonare a Guidonia, ve lo prometto. Paul McCartney verrà, tutti quanti.